Shavuotov, cari amici, oggi abbiamo una parasha molto speciale, molto difficile, perché stiamo parlando di morte e stiamo parlando di eterna vita. Vayechi, Uchai, Yaakov, Chai. Yaakov Chai perché il popolo, il nostro popolo, è vivo. Voglio discutere una cosa per un momento che penso è molto, molto importante, e quello è la eredità. Quello che è la eredità di Jacob sei tu, sono io, siamo noi. E quando un personaggio, una persona lascia qualcosa nel mondo, lui vive. Tutto quello che lui ha dato, tutto quello che lui ha fatto, tutto quello che lui ha condiviso con il mondo e ha lasciato agli altri persone, quello è vita, quello lui lascia. Jacob ha fatto una vita molto, molto difficile. È stato preso in giro da Laban, ha sposato Lea, ha sposato Rachel, ha fatto 12 figli e una figlia, è stato sconvolta con la perdita del suo amato Yosef. Non sapendo 22 anni dove sta, aveva una relazione con Hashem, una relazione con la Shechina. Cioè, veramente è stato con lui dall'inizio della sua vita. Ha capito i sogni di Yosef. Ha capito quello che era veramente la essenza di questo bambino e di tutti i suoi bambini. Ha subito la rapina di Dina, ha veramente fatto una vita di grande, grande dolore fino al momento che è finalmente arrivato in Egitto. Vede il suo figlio Yosef che è arrivato dove i sogni li hanno portati dall'inizio e per 17 anni ha potuto fare una vita, vedere i suoi figli crescendo, vedere il suo popolo che sta crescendo, che sta vivendo in un lusso, sta vivendo bene, ma sta sempre seguendo la Torah, sta sempre seguendo il discorso delle mitzvot, sta sempre seguendo Hashem. E allora gli ultimi 17 anni della sua vita erano veramente un grande regalo di Hashem. Ed è il momento che lui sa, e la Shrina è con lui, e lui sa che il tempo è arrivato di dare le benedizioni ai figli. Allora, una cosa dobbiamo capire è che il discorso di Yosef è un discorso interessantissimo, perché
Per Yaakov, Yosef era il primogenito. Come mai? Perché quando lui si è sposato, pensando che si sposa con Rachel, la sua amata Rachel, che ha lavorato per lei 7 anni, la intenzione, l'intenzione, la kavanah della sua relazione con Rachel era Yosef. Il fatto che non è uscito Yosef, ma Ruben, è perché Yosef era destinato a venire veramente da Rachel e non da Lea. Allora, nella sua mente, ed è una cosa importantissima che noi capiamo, si deve capire, che l'intenzione è quella che porta alla fine quello che avviene nella nostra vita. E in tante cose noi possiamo vedere che è l'intenzione e la kavanah che porta quello che vogliamo. E se una persona veramente si mette e veramente sta lavorando per una cosa e sta nel servizio di Hashem con un grande fuoco dentro, lui o lei vanno a ottenere quello che è la loro intenzione. Non ricevere solo quello che viene, ma veramente avere le idee chiare dove vai. Quello vuol dire che quando una coppia sta per desiderare un figlio, ci sono delle leggi, ci sono delle halakha molto molto precise per ottenere quello che veramente tu vuoi. Il Zohar parla di queste cose molto molto precisamente. Ma la cosa più importante di tutto è sempre il discorso del pensiero. È sempre il discorso di quello che è nella tua mente quando tu fai avvenire questa neshama. E per Yaakov, questa neshama era la neshama di Yosef. Allora, lui non dà a Yosef una bracha, perché tutto quello che è compreso in tutte le bracha di tutti gli altri è già dentro per Yosef. Lui sa anche che Yosef ha dentro una cosa nel cuore e lui, Yaakov, è abbastanza connesso, che dice a Yaakov: io so che tu dentro il tuo cuore hai un male per dove io ho sepolto la tua mamma. E perché io non la ho sepolto nella Machpelah. Ma non devi essere, non devi pensare che non ho fatto la cosa giusta. Io ho fatto quello che Hashem mi ha detto di fare. Yaakov non ha mai parlato di questa cosa e ovviamente anche Yosef non ha mai parlato di questa cosa, ma Yaakov ha sentito
che c'è dentro una cosa, perché? Perché lui ha chiesto a Jacob di portare il suo corpo alla Machpelah. Machpelah, dove è sepolto Adamo e Eva, Abramo e Sara, e anche Lea. E Rachel è sepolto nella via di Efrat, nella via di Betlehem, e lui non voleva portarla, ma non è che non la voleva portare. Hashem ha detto di non portare perché Rachel ha bisogno di piangere e piange per i suoi figli che stanno andando nell'esilio e stanno passando il suo sepolcro. E allora quello era già saputo quando lei è stato sepolto in questo posto. Le cose erano diverse, molto diverse. C'è una grande conversazione, amici miei, con l'idea di morte. Non è un soggetto che noi ne parliamo tanto, ma il Zohar è molto, molto, molto preciso di che cosa è la morte, come avviene la morte, che cosa si deve fare con la morte, che cosa è la possibilità di ottenere con la vita e con la morte. Il discorso è difficilissimo. Ed è una cosa che dobbiamo sapere, che il corpo, quando muore, è tuma. La neshama va via dal corpo e il corpo è tuma. E tuma non può essere portato sul Eretz HaKodesh. Quello vuol dire che una persona muore fuori in Chutz La'aretz, non può essere portato per sepolcro in Israele. Perché il Zohar dice non pensare che tu puoi venire e sporcare la mia terra e la mia eredità con una abominazione. Quello vuol dire che quando il corpo non ha più la neshama, è una abominazione. E non è permesso di portare il corpo nel punto HaKodesh. Se Chas v'Chalila avviene una cosa come Chas v'Chalila in Paris, a Berlino, a Marseille, in altre parole, se è una cosa di una persona, di persone che muoiono per Kiddush Hashem,
quello è un altro discorso, quello è il discorso di Yaakov ed è il discorso di Yosef, perché sono tzaddikim e la Torah e il Zohar prevede per queste anime. Prevede per queste anime e sa che queste sono anime che sono morti per il Kiddush Hashem e allora vanno apportati in Israele, ma altri no. Ed è una cosa molto importante che io, per esempio, non sapevo. Quando è morto il mio papà, Alav Shalom, Zichrono Livracha, lui voleva essere sepolto in Israele. La mia mamma non ha dato il permesso perché lei ha detto io voglio restare accanto a lui. E io vivo in Florida, io vivo in America, lui è sepolto qui e io voglio restare con lui. La mia conversazione con la mia mamma era sempre: quando viene il giorno, io prendo tutti e due voi e vi prendo in Israele. E lei ha detto: io non voglio, quello è il mio posto, io rimango lì. Era una cosa che a me ha dato molto, molto, molto dolore, perché io sapevo quale era la volontà di mio papà. Ma anche so quale era la responsabilità di una figlia, e quello è rispettare quello che vuole il genitore. Allora, da una parte il papà voleva, la mamma non voleva. Alla fine, quando è morta la mia mamma, Shalom, tutti e due sono rimasti insieme e sono rimasti in America. Quello per me era molto, molto, molto difficile. Quando ho iniziato a studiare e ho iniziato a capire quello che veramente è scritto, mi è venuto un sorriso e ha detto: vedi come Hashem è buono con me per non farmi fare una abominazione con i corpi dei miei genitori. Quella è una cosa molto, molto difficile, amici, è molto difficile, perché noi abbiamo e viviamo in un mondo dove abbiamo delle idee diverse, vogliamo tutti essere in Israele. Alla fine delle cose, Israele è la mia terra, io voglio essere sepolto lì e io ho il mio posto lì, il mio pezzo di terra è qui. Ma ci sono anche le leggi. E quando noi non sappiamo è una cosa, ma le rabbanim devono dire a noi quello che è e quello che non è da fare. E sfortunatamente non dicono e fanno. Io non voglio entrare nel discorso il perché a me veramente non interessa. Quello che interessa a me è che io vi do l'informazione e l'informazione giusta. Allora, Yaakov ha chiesto: portatemi fuori, lui è morto,
hanno fatto tutto quello che dovevano fare, e con una grande processione e con una elogia, e tutto li hanno portati alla Mappela, dove lui sta. E qui c'è la morte di Yosef. E la morte di Yosef è un'altra cosa. Perché Yosef ha voluto essere con il suo popolo fino all'ultimo momento, sapendo che quando muore lui, inizia l'esilio. Inizia Galut. E lui non ha voluto andare da nessuna parte, ha voluto restare con il suo popolo fino alla fine, fino al momento che loro vanno via dall'Egitto, e lui ha detto: portate, giurate che voi portate via le mie ossa. E hanno messo il cofano di Yosef nell'acqua del Nilo. E quando c'era il tempo per andare, l'hanno portato fuori e l'hanno preso con sé. Cosa difficile, ma una cosa è molto molto chiaro nel discorso di Yaakov, che lui sapeva, come sapeva Yosef, che il discorso del popolo ebreo non è un discorso di tutti, che siamo diversi, abbiamo le leggi, anche se in quel tempo non c'era ancora la Torah, anche se in quel tempo non c'era ancora il discorso delle 10 comandamenti, non c'era la Torah orale, non c'era la Torah per Ktav scritta, ma i patriarchi hanno già vissuto dall'inizio la Torah e sapevano già quello che è e verrà al nostro popolo. Sapevano già dell'esilio, sapevano già del Tempio, se vi ricordate, la settimana scorsa Yosef e Beniamin hanno pianto per il Bet Migdash Rishon, il primo e il secondo. Allora, loro già sapevano, ma una cosa è chiaro: la Shechina. La Shechina sta con noi, perché stava con Yaakov. Solo un momento è andato via da Yaakov, quando lui voleva dire: quando viene il Mashiach, la Shechina se n'è andata. Perché? Perché la Shechina non voleva che quello è una cosa saputa. Yaakov ha voluto dire, ma la Shechina è andata, Yaakov non poteva più parlare, perché se fosse lui avesse detto: quanto duro e quanto lungo sarà il nostro esilio di stare in Galut, lui non voleva dare questo dolore a suoi figli e ovviamente a noi che siamo figli di suoi figli. E
Ma il discorso è sempre lo stesso. Noi siamo il popolo di Hashem. La terra di Hashem è nostra terra, Lui ci ha dato la terra. Lui ci ha portato, Lui ha guardato che noi entriamo, che noi ci siamo, e Lui oggi stesso sta con noi. Noi siamo tutti bravi. La parola Kedushim, santi, sacri, tutti quelli, noi siamo così. Siamo fuori della strada, non stiamo facendo le cose come devono essere fatte. Non stiamo seguendo Torah, non stiamo facendo Kosher, non siamo in Eretz Israel, non siamo il popolo della Torah, ma siamo e saremo sempre, anche se siamo fuori, anche se non in questo momento non facciamo le cose come si devono fare, alla fine dei conti noi siamo e dobbiamo essere fieri. Il popolo di Hashem, scelto da Hashem, guidato da Hashem, che provvede tutto per noi. Abbiamo dei problemi. Abbiamo i test, abbiamo Holocaust, abbiamo dolori, abbiamo un mondo che ci viene addosso oggi. 70 nazioni sono seduti per togliere Israele, per prendere il nostro paese, per dargli al Amalek, ma non verrà, non sarà e non avviene mai, perché noi siamo Kedoshim e Kedoshim di Hashem. Oggi, ieri, domani, per sempre. Ognuno di noi ha un compito. È possibile che noi in questo momento non vediamo il nostro compito nella schema grande, ma vi posso dire, dalla mia esperienza personale, che tutto quello che io ho pensato che sarà la mia vita, per molto Hashem non mi ha dato. Peraltro mi ha dato e mi dà e mi rinforza ogni giorno per fare il lavoro per Lui che Lui ha dato a me. La voce che è il mio lavoro, la Torah, la Kabbalah che è il lavoro che Hashem ha dato a me con la voce, io seguo e seguo in tutto il mondo, che io verrò in Italia e tornerò in Italia dopo 22 anni, è una cosa che nella mia vita non avevo mai pensato avverrà. Ma
il mio pezzo di terra in Israele, che devo venire e devo insegnare e devo fare il lavoro che faccio e verrò in Italia fra poco. Hashem mi sta guidando e io sto ascoltando. Nella via della morte e nella via della vita, noi siamo un popolo, una sofferenza, un amore, mano a mano, in tutto quello che succede, siamo il popolo di Hashem. Prendi la mano del nostro Dio e vai con Lui. Prendi la mano del nostro vicino e andiamo insieme per essere i Kedoshim di Hashem. Bsorot Tovot. Dobbiamo sentire solo delle cose buone, cose di vita, cose di amore, cose di calore umano. Non lasciar perdere, perché nella Torah è previsto tutto. Agganciarsi all'albero della vita e dire: quello è il mio popolo, io sono, rimango e ogni goccia di sangue è per il mio Hashem. Shavuot Tov, una buona settimana. E ci vediamo presto.